La relazione del Ministro dell'Interno sull'attività svolta dalle commissioni straordinarie presentata al Parlamento fotografa come quasi tutti i comuni commissariati nel 2020 siano nelle regioni dove la criminalità organizzata è forte, strutturata e infiltrata nel sistema istituzionale. È il sud della Calabria a guidare la classifica con 21 comuni commissariati. Poi ci sono la Sicilia 14, la Puglia 8 e la Campania 7. Questo dimostra quanto la 'ndrangheta sia penetrata nei palazzi con l'obiettivo primario di controllare gli appalti pubblici. Gli altri comuni sono uno in Basilicata e l'altro in Val d'Aosta. La criminalità organizzata al nord continua la sua operazione di radicamento, è scritto nella relazione, che evidenzia come l'obiettivo sia sempre lo stesso: ampliare il volume d'affari sfruttando, grazie alla penetrazione dell'economia legale, le condizioni economiche più vantaggiose nel settore degli appalti e dell'urbanistica. Nel dato riferito alle 54 commissioni straordinarie che nel 2020 hanno amministrato enti sciolti, ci sono 52 comuni e 2 aziende sanitarie provinciali, e anche in questo caso sono in Calabria, l'ASP di Reggio e di Catanzaro. È il caso nazionale che si ripropone nelle aziende devastate dagli interessi della 'ndrangheta e ora al centro di inchieste pesanti su assunzioni, appalti, tangenti, doppie fatturazioni, nella voragine dei conti anche le mani di Cosche dai legami insospettabili.